Sì, è stata durissima, ho fatto, a parte che con loro allenatore, con Ciullo, abbiamo un rapporto particolare, insomma è nato d'amicizia. Però io ho fatto i complimenti perché questa squadra qua, se non avesse avuto bisogno di dover mandare via i giocatori che c'erano all'inizio dell'anno, sicuramente era una concorrente molto molto pericolosa per i playoff. Quindi abbiamo vinto una partita meritatamente e contro un'ottima squadra, e questo ci rende ancora più felici, perché poi dopo la sosta è sempre difficile da calcolare quello che succede. Invece i ragazzi hanno risposto alla grande, ci siamo e vogliamo giocarcela fino alla fine. Non è che è stato blando, è che le squadre sono fresche, nel primo tempo ci sono anche gli altri in mezzo al campo, noi non siamo stati determinati, però c'è anche da mettere in conto un po' di tensione, perché la posta in palio per noi è molto più alta. Questa è una squadra che è giovane, fresca, gioca bene, corre e non ha problemi di piazzamento. Dopo, nel secondo tempo, è normale che le motivazioni dei ragazzi, dietro qualche strigliata, chiamiamola come vogliamo, però insomma prendono consapevolezza dei propri mezzi, e si è visto una squadra trasformata, ma perché loro sono stati bravi, perché quando fanno così, quando giocano così, è un piacere per chi li allena, è un piacere per la società, per i tifosi che ci seguono. E penso, ripeto, Simone Pettinari ha messo una pezza importantissima in un momento difficile della partita, quindi la concentrazione del portiere si vede là, e dopo gli attaccanti, tutti quanti hanno fatto il loro dovere, chi è entrato al secondo tempo, quindi è, ripeto, ci siamo, ce la vogliamo giocare sul campo difficile, se non conquistare una grossissima vittoria. Vincenzo è... Non devo fare nessuna lode a nessun singolo. Vincenzo ha messo dentro un cross bellissimo di Letizia, un'azione bellissima di Palumbo, e ha finalizzato quello che la squadra gli ha messo a disposizione, quindi è il collettivo che è importante. Poi noi abbiamo giocatori importanti, Sergio oggi Ercolano al 30%, e per noi è determinante. Gaetano Griego, dopo un primo tempo così, ha fatto un secondo tempo strepitoso, ma ripeto, tutti quanti, non è giusto parlare di singoli in momenti come questi, è una vittoria ottenuta da grossa squadra nel secondo tempo. Ritornando un attimo alla squadra più giovane, che siano bravi, se sono bravi i giovani devono giocare, te l'ho detto tante volte, molte volte c'è l'equivoco, devono giocare i giovani, però molte volte non sono bravi, nel senso che dovrebbero fare più fatica o dovrebbero giocare in una categoria inferiore, invece con questa regola dei giovani molte volte vengono fatti giocare e poi dice che si abbassa il livello, ma non è che si abbassa il livello, è che molte volte società, invece il Nelfi, oltre a fare di necessità virtù, ha dei giovani bravissimi e un allenatore preparato che li fa giocare molto bene. Di Girolamo come mai non è sceso in campo? Stanotte ci ha avuto vomito ed è stato male con lo stomaco, stamattina ha fatto un paio di punture ma non ce l'ha fatta perché ce la faceva sta in piedi, però ripeto, su questo non proprio, perché abbiamo una rosa che può sopperire anche ad assenze così importanti. Questa era una vittoria fondamentale per questa volta. Sì, da martedì però diventa importante quella col Pomezia, quindi era fondamentale ripartire su un campo molto difficile, però domenica c'è il Pomezia e dobbiamo archiviarla al più presto. Grazie.